Ok ragazzi, ora vi mostro come effettuare il primo accesso a G Suite tramite il telefonino. La prima cosa da fare è controllare se sul vostro telefono è installata l'applicazione Gmail. Se non la trovate in chiaro, cercate all'interno di qualche cartella di Google, altrimenti la andiamo a scaricare dal Play Store digitando nella barra di ricerca Gmail. La scaricate e la installate. Stesso discorso vale per l'iPhone dall'Apple Store. Una volta fatta questa operazione, cliccate su Gmail e se avete già un indirizzo di posta con cui vi siete loggati, cliccate sul tondino in alto a destra. E qui andremo a fare aggiungi un altro account. A questo punto cliccate su Google. Cliccando su Google vi compare questa schermata. Se invece non avete mai fatto accesso, non avete già una Gmail, direttamente vi dovrebbe comparire questa finestra qui. A questo punto, in questa finestra, noi dobbiamo digitare l'account che ci è stato fornito dalla scuola, che è costituito da nome, punto, cognome. Nella stragrande maggioranza dei casi, salvo qualche eccezione di omonimia, però, come dicevo, basta controllare quello che vi ha fornito la scuola e digitarlo qui. Io, come esempio, quindi farò Mario Rossi, quindi Mario.rossi chiocciola isdavinci.smcv.edu.it. L'account che mi ha fornito la scuola, come dicevo prima, quindi cliccate su avanti e a questo punto dobbiamo inserire la password che ci ha fornito sempre la scuola. Questa è una password provvisoria. Adesso vedrete che dopo questo primo accesso, essendo il primo accesso in assoluto, il sistema mi chiederà di cambiarla. Quindi metto la password provvisoria e di nuovo clicco su avanti. Arrivati qui, appunto come dicevamo prima, dobbiamo cambiare la password. Quindi la password da questo momento diventa personale. Ve la segnate perché in caso la perdete o la dimenticate, non c'è possibilità di recupero, quindi bisogna rigenerarla. Allora, io provo a mettere una password che deve essere minimo di 8 caratteri. Vediamo un po' se va bene. Questa la riscrivo sotto come riconferma. Proviamo se l'accetta. Ok, è andata bene. Quindi adesso a questo punto si accettano queste condizioni per l'utilizzo del servizio e mi ritrovo di nuovo nella posta, come dicevo prima. Devo entrare con il mio nuovo account nella posta, come abbiamo detto che abbiamo appena creato, se ero già loggato con un altro account. E mi ritrovo qui, ecco, vedete, questa è la posta di G Suite, che non è la vostra posta personale Gmail, è un'altra cosa. All'interno di questa posta noi potremo ricevere tutte le comunicazioni inerenti a quello che si fa sulla piattaforma G Suite. Ora vedremo come scaricare le due applicazioni fondamentali per l'utilizzo di G Suite, che sono le Classroom e Meet ci serve per le videochiamate. Classroom invece è la classe virtuale dove gli insegnanti vi assegneranno i compiti, dove avete modo di parlare con i vostri compagni e anche di fare delle verifiche. Quindi, come faccio? Torno di nuovo nel Play Store e qui vado a digitare Classroom, appunto. Ecco qua, già compare. A questo punto vado su Installa. Ecco un attimino. E prima di aprire, già che ci siamo, scarichiamo pure l'altra. Meet, che è questa qui. Vi accorgete da questo simboletto. Ci cliccate e la installate pure questa. Ok.
questo punto andiamo a vedere appunto la prima che è Classroom. Apri, al primo accesso troveremo questo, quindi clicchiamo su Inizia ed entriamo con il nostro account G Suite, che è quello che finisce appunto con chiocciola isdavinci smcb.edu.it. Clicchiamo quindi qui e faccio OK. Una volta dentro Classroom, devo cliccare su Sono uno studente. Sono uno studente o sono un insegnante? Qua la visualizzazione non è proprio felice, però sono due icone semiaffiancate. Quindi clicchiamo su Sono uno studente. Ecco qua. All'interno, questo è un esempio che vi ho fatto per rendervi conto, adesso già siamo all'interno di Classroom dal telefonino, troverete già gli inviti da parte dei vostri docenti che vi hanno inserito nei loro corsi, nelle loro classi. Quindi voi dovete cliccare su iscriviti, qua ce n'è uno solo, ma magari voi ne trovate tanti in base agli insegnanti che avranno già inserito i vostri nomi. Quindi facciamo iscriviti. Ecco. A questo punto ci troviamo all'interno della nostra classe virtuale del corso di italiano a cui ci siamo appena iscritti. Qua vi ho messo degli esempi per farvi capire come appare all'interno della prima pagina, che si chiama Stream, come potete vedere sotto a sinistra qui. Nello Stream è dove trovo tutti i post, dove posso anche scrivere e comunicare con il docente o con la classe in generale. Trovo gli assegni, eventuali avvisi, insomma tutto qui, un po' come funziona Facebook, la pagina di Facebook principale. L'altra sezione è lavori. Lavori che cos'è? Mi indica tutto quello che viene assegnato e appunto i compiti da fare sostanzialmente. Quindi cliccando apriamo, come vedete, vi ho scritto quindi sempre gli esempi, aprendo un lavoro da svolgere, come potete vedere, troverò l'assegno. Cliccandoci, posso poi svolgere il lavoro e inviarlo all'insegnante senza mai uscire da dal telefonino, senza dover scaricare sul computer, ma lavorando direttamente da qui. Torniamo un attimino indietro, una cosa interessante che vi voglio mostrare sono il menu qui in alto a sinistra. Cliccando qui ritrovo tutti i miei corsi, adesso qua ne abbiamo solo uno perché l'esempio che vi ho fatto è solo con questo, ma come dicevamo vi ritroverete per ogni insegnante un avviso qui, una finestra tipo questa qui, su cui cliccandoci vi troverete all'interno di quella classe virtuale. Questo per i corsi, c'è il calendario dove troverete tutti gli eventuali impegni in automatico già segnati, in questo caso abbastanza vuoto. Poi abbiamo eventuali notifiche, cose da ricordare, e anche qui è un po' come la sezione dei lavori, cioè che abbiamo trovato dall'altro lato, no? Questa sezione qua in basso, quindi la ritrovo più o meno alla stessa funzione qui. Vedete? Con eventualmente quello in modo più specifico da fare e completati in quest'altra scheda. Torniamo ancora indietro. Vabbè, poi ci sono i corsi archiviati, questi interessano a me, le cartelle, cioè dove tutti i miei lavori e così via. Nel caso in cui un insegnante vi dovesse mandare il codice piuttosto che l'invito, come abbiamo visto prima per l'iscrizione, si procede da questo più in alto a destra, si inserisce il codice del corso qui e vi troverete iscritti nel corso di quel determinato insegnante. Altra cosa interessante è che direttamente da Classroom io posso partecipare ad una videoconferenza. Quando un insegnante programma una videoconferenza, trova il link qua sotto, a cui posso accedere anche cliccando direttamente qui. Ovviamente adesso non ci sono perché non sono stati programmati. E per Classroom è tutto. Poi man mano che la utilizzerete sarete sempre più bravi nell'ottimizzare le sue funzioni.
Passiamo ora a vedere l'altra applicazione, Meet. Comunque apriamo un attimo, vediamo. Anche qua facciamo su continua, diamo consenti per l'utilizzo del microfono, per l'audio e quant'altro, e qua ci andiamo sempre a loggare con l'account scolastico. Ok, adesso siamo, vedete, accesso come Mario Rossi, Chiocciolis da Vinci. Questo è, altrimenti non potete partecipare alle videoconferenze, alle video lezioni. Diamo l'ok e siamo a posto. Ecco qua, se l'insegnante vi fornisce il codice, lo inserite qua. Ma come vi dicevo prima, solitamente all'interno di Classroom già troverete il link su cui cliccare e ovviamente poi entrare con Meet quando vi chiederà con quale tipo di applicazione volete partecipare, o si apre in automatico addirittura a seconda dei device che utilizzate. Ok, io penso che come indicazioni di primo accesso e come prime operazioni da fare dal telefonino è tutto. Quindi vi saluto e vi auguro un buon lavoro. Salve a tutti!